Abbiamo presentato un libro di Cesare raccontato da una donna. E adesso torniamo a raccontare un uomo, Bukharin, attraverso gli occhi di una donna. È un libro particolare, mi dicevi, Stefano Vinti. Sì, è un libro molto particolare perché è il libro di Anna Larina, moglie di Nicolai Bukharin. Nicolai Bukharin è stato un dirigente bolscevico, il prediletto di Lenin. Era sicuramente quello che poteva assurgere al ruolo di leader dell'Unione Sovietica, antagonista di Stalin. Era un economista. Nello scontro vinto da Stalin, ovviamente gli oppositori fecero tutti una bruttissima fine. E questa sorte toccò anche a Nicolai Bukharin, il figlio prediletto del partito e di Lenin, che fu ucciso in un processo farsa dopo anni di persecuzioni. E le vittime di Stalin erano vittime loro e i loro familiari. E così Anna Larina si fece 20 anni di gulag e di carceri. Rivide il figlio che fortunatamente salvò la vita 20 anni dopo. E Larina ci racconta la vita con Bukharin, la vita e il pericolo e il terrore di vivere sotto Stalin. Sia Bukharin sono stati riabilitati dalle infami accuse di tradimento da Gorbaciov, ma certamente Nicolai Bukharin ha perso la vita e diciamo, chissà se avesse vinto lui, che anche la storia dell'Unione Sovietica non avrebbe avuto un altro corso. È famosa il fatto che la notte prima del suo arresto, Bukharin impegnò Larina nella a prendere a memoria la famosa lettera alla futura generazione dei dirigenti del partito. Sappiate, compagni, che su quella bandiera che voi condurrete vittoriosamente verso il comunismo c'è anche una goccia del mio sangue. Cioè Bukharin, vittima dello stalinismo, mai ha rinnegato il comunismo. E anche questo è l'attualità non di una storia drammatica, ma anche politica, cioè quella di non confondere lo stalinismo con l'idea del comunismo.